Ben ritrovati al nostro appuntamento con il teatro. Oggi parliamo di Samuel Beckett e della sua tragicommedia divenuta oramai un classico. Al Teatro Argentina, per la regia di Marco Sciaccaluga, Ugo Pagliai ed Eros Pagni, in Aspettando Godot. Cosa vorresti insinuare? Che abbiamo sbagliato di posto? Dovrebbe già essere qui. Ma non ha detto che verrà di sicuro. E se non viene? E torneremo domani. E magari dopodomani, forse. E così di seguito. Il fatto è che quando... Finché non verrà! Aspettando Godot, Samuel Beckett, un'icona del teatro dell'assurdo. Sì, teatro dell'assurdo, teatro dell'astrazione. È un teatro molto molto importante. Avevamo, io almeno, sempre paura di affrontare Beckett perché pensavamo di essere un pochino fuori, diciamo, dalle sue architetture. E invece mi sono reso conto facendolo che è un grandissimo, grandissimo testo, vabbè, grandissimo autore, lo conosciamo attraverso la letteratura, attraverso le sue opere, insomma. Ma è un grandissimo testo questo, e che per interpretarlo bisogna assolutamente aprirsi dentro e tirar fuori tutto quello che c'è di conoscenza, di vita, dentro di noi. Perché è come fare una via crucis in questa ricerca della vita, no? Questi due barboni, questo soprattutto, uno è malato, uno è l'altro quasi schizofrenico, l'altro è severo. E quindi ci sono tutti gli aspetti che uno può incontrare nella vita, quindi l'amore. Anche, perché no, l'amore diverso, l'amore per la propria donna, l'amicizia, i figli, tutto quello che può comportare l'amore, insomma, l'amore per la vita. E questo mio personaggio si inventa, come anche l'altro, si inventa la vita. Quindi aspettano questo fantomatico Godot. Ed è, si può dare, è una metafora, ma si può dare il significato che uno vuole: Dio, la vita, la morte, qualcosa, insomma, che possa cambiare o introdurti verso altri mondi. Niente da fare. Sto cominciando a crederlo anch'io. E ho resistito a lungo a questo pensiero. Mi dicevo, Vladimiro, sii ragionevole, non hai ancora tentato tutto. Ha un pochino rivoluzionato quelli che sono i canoni narrativi del teatro contemporaneo, insomma, già dal 1953, la prima volta, il pubblico di Parigi fu sconcertato da questo, che allora non venne sentenziato, diciamo così, un capolavoro. Il capolavoro si dimostrò col tempo. Questi due, la storia di questi due vagabondi che si chiedono perché sono al mondo, a che cosa sono utili. E se non siamo utili a niente, perché ci avete fatto, perché ci avete creato? E aspettiamo questo fantomatico signor Godot, che non si sa chi sia. Siamo già venuti ieri! No, caro, qui ci sbaglio. Che cosa abbiamo fatto ieri? Che cosa abbiamo fatto ieri? Beh, ieri... Per seminare il dubbio sei un campione, eh? Io dico che eravamo qui! Qui siamo proprio all'interno della scenografia. Ci siamo messi qua apposta perché questo è dove aspettiamo Godot. Ecco, noi aspettiamo Godot. Qui siamo sotto ad un albero, è l'unico elemento che troviamo all'interno della scenografia. Sì, infatti è questo albero quasi biblico, un albero... che anche questo è fonte di realismo, se vogliamo, perché se no altrimenti l'alberello bianco con solamente due stecchetti, due rami, non ha un grande, eh, un,
un grande, come dire, bagaglio. Questo invece ha il suo bel bagaglio, insomma. E poi si parte anche da un fatto realistico, perché c'è una battuta in cui uno dice: perché non ci impicchiamo? No? Dice: con che cosa? Dice: non ce l'hai una corda? Dice: no. Ma dove ci impicchiamo? Dice: a quel ramo? Dico: sì. Dice: prova tu. No, dico: prima prova tu. No, prima tu. Ma perché? Insomma, così. Perché allora gli spiego che se dal momento che lui ritiene che io sono più leggero di lui, parlo di Vladimiro e io Estragone, se ti impicchi prima tu, se il ramo si rompe, tu sei salvo e io non mi impicco, sono più piccolo, quindi muoio, no? Mentre invece se mi impicco prima io, il ramo non si rompe e quindi io muoio. Poi ti cerchi di impiccarti tu e che cosa succede? Si rompe il ramo e tu rimani, non muori, ma rimani solo. Mentre invece se impicca te, impicca chiunque, insomma, ecco. Quindi questo fatto realistico, diciamo, di un albero così ti fa pensare veramente a un qualcosa di molto molto importante, perché là può essere la croce, la croce. Vabbè, non voglio entrare in certi mondi, in certe espressioni. Che può darsi anche che l'autore non voglia che uno dica queste cose. Non capisco. Ma cerca di ragionare con il cervello, no? Sì, non, continuo a non capire. Ora ti spiego. Il ramo. Sì. Il ramo. Ma insomma, usa la testa. Gogo, sei la mia sola speranza. Gogo leggero, ramo non si rompe, Gogo morto. Didi pesante. Ramo si rompe. Solo.